Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni, combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Gente infedele, non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? O forse pensate che la Scrittura dichiari in vano: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che ci ha fatto abitare in noi? Ci dà anzi una grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti. Gemete sulla vostra miseria, fate lutto e piangete. Il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Aiutati dall'Apostolo San Giacomo, di cui stiamo continuando la lezione continua della lettera, questa è la prima parte del capitolo quarto. Oggi dinanzi a Gesù, in Eucaristia, leggiamo neanche troppo tra le righe delle sue parole un invito a esaminare un po' la nostra coscienza su due brutti vizi capitali, che sono l'avarizia, nella sua forma un po' particolare della bramosia e della cupidigia, l'invidia e la superbia. Ecco, l'esame dei vizi capitali dobbiamo fare sempre molta attenzione, perché 5 su 7 vizi capitali sono vizi, diciamo così, spirituali, che non si concretizzano, diciamo, in azioni tangibili, ecco, e grossolane, come invece il caso della lussuria e della gola. Se uno commette un peccato di lussuria o di gola, lo sa, non è che ci vuole un grande esame di coscienza, insomma, per capirlo, no? Anche molti peccati che si commettono attraverso un'altra passione che è l'ira sono abbastanza evidenti, alcuni sono un po' più sottili, quindi si fa maggiormente fatica a discernerli e riconoscerli, però non per questo purtroppo fanno meno male, sia all'anima principalmente, all'anima di chi li commette, ma anche, come ogni atto contrario alla legge di Dio, al di fuori di chi li commette. Fanno male a chi sta intorno, fanno male alle persone vicine, fanno male anche a tutta la Chiesa, fanno male anche al mondo intero, come ricordava a sé opportunamente in alcune encicliche ed esortazioni San Giovanni Paolo II. Quindi bisogna fare attenzione a invocare bene la presenza e l'azione della luce dello Spirito Santo per discernere. Quando San Giacomo dice che amare il mondo e dare Dio, è chiaro che fa riferimento alle cose che ho detto prima, guerre e liti che derivano dalla bramosia del possesso, bramate che non riuscite a possedere, e poi l'invidia, che lo stesso avete sempre come oggetto i beni degli altri, e il desiderio smodato dei beni terreni. Possono essere i soldi, possono essere appunto i beni materiali, le ricchezze, gli onori, il successo, eccetera.
sono difetti ripeto, propriamente spirituali, che difficilmente chi li ha è incline a riconoscerli. Ecco, però i frutti sono sempre quelli da cui si riconosce l'albero, perché chi vive queste cose vive in quieto e vive in conflitto con il prossimo, con la persona invidiosa e generalmente parla male, tende a gettare fango, a screditare la persona che invidia. Così la persona che ha una certa bramosia, ecco, di possedere, lo si capisce insomma dal fatto che ostenta, ecco, quel poco che ha e si lamenta di quello che non ha. E tutta quanta gente che prega poco. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male per spendere per i vostri piaceri. Noi nel Padre nostro abbiamo già una petizione che ci mette al sicuro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dice Sant'Agostino proprio nella lettera che in questi giorni la Chiesa sta leggendo nell'ufficio delle letture, che dentro questa domanda è racchiuso tutto ciò che è necessario alla nostra vita, che Dio non fa mancare. Come la bramosia di molte ricchezze, che poi è esattamente ciò che caratterizza lo spirito del mondo, non ha nulla di evangelico, ecco, nel senso che un cristiano può trovarsi anche ad avere patrimoni da gestire, ma non per bramosia o per cupidigia, ma perché per varie motivazioni, anche lecite, se li trova ad amministrare, ma qualora fosse, ecco, sa come amministrare, quindi ne amministra secondo Dio, non certo insomma andando a fare cose scriteriate, ecco, quindi l'accumulo di beni, le spese folli, i beni di lusso e tutte queste cose qui, lo sperpero, la prodigalità, sono tutte quante cose che non piacciono, sono manifestazioni appunto di quello spirito del mondo che non è altro che il principio del godersi, dello spremere la vita terrena in tutte le sue forme, perché tanto dopo la vita terrena non c'è più niente. Chiaramente un figlio di Dio non vive così, e questo è proprio uno spirito anticristiano. Ecco perché San Giacomo, ecco, sentenzia con una certa perentorietà: chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, e Gesù nel Vangelo fa eco a queste affermazioni dicendo: non potete servire Dio in denaro, non potete servire Dio in mammone. Quanto è difficile che un ricco entrerà nel regno dei cieli, è più facile che un cammello passi per la corona di un arco, che un ricco entra nel regno dei cieli. Ecco, e poi dobbiamo ricordare un'altra cosa, insomma, che questo spirito del mondo, questa bramosia di possedere, quindi quando si è attaccati in maniera forte ai beni e ai soldi, che proprio convogliano anche le risorse affettive della persona, in realtà si ruba a Dio il primato d'amore che gli ha dovuto. Meditavamo la pomeria di vedere la messa di questa sera, dove c'erano delle letture molto molto belle, Gesù che diceva: io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma questo fuoco non è mica tanto acceso. Cos'è il fuoco? Il fuoco dell'amore. Allora, il nostro cuore è un po' piccolino, cioè se io sono completamente innamorato dei soldi, dei beni e del mondo, sicuramente non sarò innamorato di nostro Signore, eppure Dio, qui c'è chiaramente un'espressione antropomorfica, fino alla gelosia ci ha uno Spirito Santo che fa abitare in noi, non nel senso che Dio è geloso al modo in cui sono gelosi gli esseri umani, per uno spirito di possesso e che non vuole che nessuno ci si avvicini. È geloso nel senso che ha tutto l'amore che ci dà, che è l'unica fonte di vita per noi, desidererebbe che corrispondesse a un amore integrale da parte nostra, perché solo in questo modo possiamo essere felici anche in questa vita. Perché attaccarsi a qualunque altra cosa, in primis a queste cose così piccole, come sono
il mondo con le sue ricchezze inevitabilmente ci porta e non la gioia, non la felicità, questo lo conosco bene, chi si trova in queste cose, passioni, bramosie, disordini, turbamenti, invidie, rivalità, guerre, lotte, eccetera. Poi c'è un altro vizio, appunto, che è la superbia. Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Chi sono i superbi in questo contesto, no? I superbi sono accostati al diavolo. I superbi sono coloro che pensano di poter fare fondamentalmente da sé, di poter fare a meno di qualcuno che gli dia una mano, in primis il Padre Eterno, e anzi di poter tranquillamente trasgredire le sue leggi, infischiarsi nei suoi consigli, disattendere le sue indicazioni. Questo è il peccato che fece Lucifero, per cui diventò Satana. Ora è chiaro che questo atteggiamento di opposizione a Dio inevitabilmente allontana Dio da noi, non perché Dio voglia allontanarsi da noi, ma perché noi lo allontaniamo da noi stessi. L'umile, colui che si fa piccolo davanti a Dio, colui che lo cerca, colui che lo invoca, colui che si riconosce bisognoso del suo aiuto, della sua benedizione, della sua predilezione, inevitabilmente attira Dio in sé. L'umile si sottomette con gioia alla legge di Dio, si vede subito quando una persona è umile oppure no. Noi sappiamo che a volte tantissimi peccati che noi commettiamo si chiamano, ecco, in teologia scenica spirituale si chiamano peccati di ignoranza, anche morale, cioè che non passano gli occhi di Dio, ma non mi passano anche per l'anticamera del cervello, non lo so, non ne sono cosciente, non ci penso proprio. Ma quando uno spirito è umile, è chiaro che quando una persona pecca per ignoranza, addirittura se l'ignoranza è colpevole, è incolpevole, ha una responsabilità molto limitata di quello che fa davanti a Dio, però quello che fa, non essendo una cosa buona, produce comunque dei danni. Quindi il Signore, nella sua cura provvidente, si incarica di aiutarci, di formare la nostra coscienza, anche di informarci a volte, no? Semplicemente attingendo l'informazione. Al superbo, dinanzi a questa iniziativa di Dio, si intuisce, resiste, si ribella e dice: no, io non ci vedo niente di male, quindi continua tranquillamente a fare come sempre ha fatto. L'umile, quando qualcuno lo avverte, dice: guarda, figlio mio, fratello mio, lo so che tu hai fatto tutto questo in buona fede, però pensaci bene che Dio non vuole questa cosa, oppure a Dio non piace quest'altra cosa, quanto meno ci si mette a pensare, non dice subito di no, non dice subito no, questo non mi interessa, no, c'ho ragione io, no, io non ci vedo niente di male. Ha uno spirito che tende a sottomettere, certamente, magari approfondirà le conoscenze, cioè sarà vera questa informazione, verifichiamo un po', parliamo con qualche sacerdote, leggiamo un po' di catechismo della Chiesa Cattolica, vediamo un attimo che cosa insegna la Chiesa, dopodiché se si accorge che veramente Dio la pensa diversamente, si piega e si abbassa, mi sono sbagliato, va a confessarsi, magari anche, non magari, ovviamente specificando, che guarda, padre, ho fatto sta cosa, ho saputo che non se lo fa, io non ce l'ho dato a pari idee, comunque sia, oggi poi cercherò di fare il possibile per stare lontano, no? Un altro aspetto, uno degli ultimi, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Cosa significa questa frase? Noi sappiamo che Dio è vicino a tutte le sue creature, molto vicino, è sempre presente a noi stessi, quindi nessuno può, come dire, sfuggire al suo sguardo, né tantomeno sottrarsi alla sua provvidenza.
possiamo però mettere un muro tra noi e lui e dire: io non ti voglio, rinnovando il peccato di Lucifero. E se si dice io non ti voglio, Dio, come dire, in un certo qual modo, in un certo senso, si allontana da noi perché noi lo abbiamo allontanato, ma tornerà ad avvicinarsi a noi appena noi ci avviciniamo a lui e ricominciamo a cercare. Ecco perché un'altra grandissima disposizione interiore, lo prego sempre al Signore che me la mantenga viva, è quella della ricerca. Cioè, se noi siamo sempre in cerca, in cammino, sapendo che per quante cose possiamo aver imparato, per quante cose sappiamo, Dio è sempre molto oltre, perché nessuno di noi può conoscerlo perfettamente, aver capito tutto, sapere già tutto quello che vuole, eccetera. Se uno continua, ecco, nel cammino proprio in stato di ricerca continua del Signore, Dio sta sempre vicino, Dio elargisce le grazie in continuazione, Dio non passa giorno che non parla con suo figlio, che non lo ammaestra, che non lo istruisce. Ieri c'era un ragazzino a catechismo che mi ha fatto questa domanda: ma Dio ti parla a te? E io gli ho detto, dico, certo che mi parla, parla tutti i giorni. Veramente? E com'è la sua voce? Allora ti dico, guarda figlio mio, la voce di Dio devi imparare a riconoscere. Gli stavo parlando al preghiere del mattino e della sera. Dico, tu tanto la prima forma di preghiera, dici il preghiere del mattino e della sera? No, ecco, comincia da là, d'accordo? Perché la preghiera è un cammino, adesso noi stiamo davanti al Santissimo Sacramento, tra poco staremo in silenzio, e quando comincia il silenzio Gesù parla. Bisogna vedere se le nostre frequenze sono sintonizzate, capito? È come se noi ci avessimo una radio. Bisogna imparare a captare le onde della sua parola, no? Che è una parola chiaramente diversa da quella sensibile. Non parla, ha parlato Gesù con voce umana quando Gesù era sulla terra. Adesso parla al nostro cuore come parlano gli spiriti. E io dicevo a questi ragazzi, dico, sta attento, perché quando Dio ti parla, e come ti parla? Ti parla attraverso un pensiero che sembra il tuo. Anche il diavolo purtroppo parla attraverso i pensieri che sembra i nostri. E anche noi stessi abbiamo i nostri pensieri, quindi bisogna imparare a sintonizzarsi con Dio e a riconoscere quando quel pensiero che ci passa per la testa non è un pensiero nostro, ma è la sua misteriosa voce che parla al nostro cuore. Questo chiaramente non è una cosa che si fa dall'oggi al domani o si improvvisa. Per questo che quando abbiamo cominciato queste adorazioni dall'anno scorso, qualcuno forse lo ricorderà, diciamo, che stiamo a fare qui? Ma qui si impara a pregare pregando. La prima volta vai davanti al Santissimo Sacramento, ti senti soltanto una meditazione, ti piacciono i canti, eccetera, eccetera. E poi la seconda volta sarà un po' meglio, e poi la terza, e poi vedrai che piano piano comincerai a parlarci con Gesù, che è la prima cosa, e poi, dopo un po', oltre che parlarci, che già è molto, cominciare ad avere un rapporto di amore, di amici con Gesù, comincerai a distinguere piano piano la sua voce. Chiaramente Gesù desidererebbe che l'Eucaristia diventasse la nostra vita, che noi imparassimo, ecco, veramente a stare davanti a Lui spesso, ecco, per parlare con Lui di tutto e ascoltare Lui in tutto. Ci arriveremo piano piano, tanto quanto siamo umili e tanto quanto siamo capaci di staccarci un pochino dal mondo, non solo nel senso che abbiamo visto, ma purtroppo la vita mondana ha anche delle leggi molto semplici, cioè che ci assorbe tanto tempo, il nostro tempo è purtroppo limitato, e quindi certamente per crescere nel rapporto con Gesù un po' di tempo bisogna dedicarlo, se lo dico io devo togliere qualche altra cosa. Quindi quello che nel nostro cuore c'è, quello che noi desideriamo, sarà, e il Signore ci aiuti, ecco, perché il nostro cuore possa essere volto a Lui, alla sua conoscenza, al suo amore, perché questo è tutto non solo nell'altra vita, ma anche in questa. Sarò dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento.